Tra le tante realtà del volontariato locale in Canavese, naturalmente non manca la Croce Rossa che con le sue realtà è fondamentale, ogni giorno lavora a disposizione e al fianco, a disposizione dei cittadini che hanno bisogno in vari servizi e naturalmente come non ribadire che i volontari sono l'anima di questo servizio. Di tutte le età, sia giovani che chi un po' più avanti negli anni. Oggi abbiamo invitato due rappresentanti della Croce Rossa di Rivarolo, Alessio e Gianni, buonasera. Buonasera. Con loro vorremmo appunto disquisire su quello che è una realtà fondamentale che negli anni si è sempre prodigata al fianco non solo di rivarolesi, ma di canavesani in generale. E che negli ultimi anni, ancora di più, con quello che è stato il problema della pandemia, col Covid, che ha rivoluzionato la vita di tutti, il loro ruolo è stato a dir poco fondamentale. Alessio, parto da te e vorrei appunto che ci raccontassi un pochettino, al di là poi affronteremo la questione pandemia di questi ultimi anni, ma quanto è importante il mondo del volontariato e il discorso legato proprio alla Croce Rossa, a quello che in realtà della Croce Rossa di Rivarolo, tu sei uno dei giovani del gruppo e anche quanto sia importante essere, il fatto che ci siano giovani nel volontariato. Assolutamente, grazie innanzitutto per l'invito, è un piacere poter partecipare e collaborare con voi. E, assolutamente, la realtà di Croce Rossa è una realtà molto estesa che conta milioni di volontari nel mondo, che si compone di diverse società nazionali diffuse sui vari paesi nel mondo. A livello italiano ha più di 600 comitati territoriali diffusi in tutte le regioni, il Piemonte è una di quelle che ne ha di più perché ne conta 96 o 98. Noi a Rivarolo siamo circa 180-200 volontari che operiamo su tutti gli ambiti di intervento di Croce Rossa, quindi sia quella che è l'attività di ambulanza di 118, che forse è quella che ci fa conoscere maggiormente perché è quella che attira maggiormente l'attenzione. Ma anche tutte le attività di trasporto, di accompagnamento delle persone dializzate o delle persone che devono fare delle visite che non possono magari raggiungere in autonomia il luogo in cui devono fare questi esami o queste visite, quindi li accompagniamo con le ambulanze, con i mezzi attrezzati con pedana. E poi tutto il mondo delle attività di prevenzione sulla salute, sulla diffusione del primo soccorso, l'educazione stradale, l'educazione sessuale, tutte le attività nelle scuole, negli asili nido, nelle piazze, sulla diffusione dei principi e valori, della cooperazione internazionale, di tutto il mondo della prevenzione dei disastri che con la crisi Certo. climatica sta diventando un tema sempre più emergente, più tutto il mondo delle attività sociali, di cui Gianni è sicuramente più esperto e formato, che ci contraddistinguono e che quotidianamente si portano avanti sul territorio grazie all'impiego dell'impegno dei volontari e dei dipendenti del comitato. Soprattutto il gran numero dei volontari che si rendono disponibili consente di svolgere le attività, perché chiaramente tutto quello che noi facciamo per la popolazione può essere svolto solo ed esclusivamente grazie all'impegno dei volontari, perché altrimenti ovviamente non potremmo fare nulla. Assolutamente. Gianni, appunto, quanto è importante che la squadra sia ampia e che ci siano persone veramente di tutte le età che danno il loro contributo, visto che, come diceva Alessio, è anche importante il discorso legato al sociale. Certo. Tutto quello che ha detto Alessio riguarda tutte le attività appunto generali di Croce Rossa. Io mi occupo generalmente più che altro dell'inclusione delle persone, che è tutta un'attività sul cosiddetto sociale. Sociale che contempla che cosa? Contempla tutte quelle attività per portare le persone che si sentono un po' messe da parte allo stesso livello delle persone cosiddette normali, senza però togliere a loro la loro personalità. Ciao. Le attività che noi svolgiamo nell'ambito sociale sono molte, nel senso che ci sono gli aiuti alle famiglie, gli aiuti agli immigrati, gli aiuti alle persone disabili. Vediamo, ci sono molte attività, ma quelle che noi riusciamo a fare per le nostre forze che abbiamo sono gli aiuti alle famiglie, sono gli aiuti alle persone
per quella cosiddetta emergenza freddo, per le persone che sono senza abitazione, eccetera, Certo, in questo e quindi periodo. hanno necessità di queste cose, aiuti a una famiglia che è disabile e più altre, tutte piccole attività che escono giornalmente in funzione anche di quello che ci dicono i nostri volontari quando vanno presso una famiglia o presso tramite o 118 o tramite trasporti infermi, quando trovano delle difficoltà. Me le dicono e io parlo con il CIS38, che è il nostro, diciamo, punto di riferimento, Certo. insieme alle attività sociali del comune, per risolvere questi problemi che a volte sono segnalati e a volte non sono segnalati. Per quanto riguarda l'aiuto alle famiglie, noi abbiamo in carico una quarantina di famiglie. Fino all'anno scorso eravamo una cinquantina su 160-180 persone. E con una quarantina di bambini di minorenni. Cosa facciamo per queste persone? A queste persone noi settimanalmente portiamo dei viveri, che questi viveri vengono sia raccolti durante delle raccolte, vengono fatte durante l'anno presso i nostri più grandi centri commerciali, qui non faccio nomi perché per evitare. E in più abbiamo anche un aiuto dalla comunità europea, okay? Noi siamo associati per questa attività anche a un ente a livello nazionale, sempre con Croce Rossa, è chiaro. Parlo sempre, c'è sempre Croce Rossa soltanto, non ci sono enti esterni. E andiamo una volta a settimana a portare questi pacchi. Andiamo a noi di persona. E durante l'anno, appunto, facciamo delle raccolte viveri, okay? Che ultimamente. Devo essere sincero, non vanno molto bene, non C'è vanno molto bisogno di dare bene. una mano così forte. C'è bisogno di più carica. È chiaro che la gente è anche un po' stanca perché ne vede tanti che fanno raccolti di questo, per questa Periodo che abbiamo cosa, passato, per non il periodo che facile. abbiamo passato, eccetera. Naturalmente nell'ultimo anno, a causa del Covid, quando andavamo a portare il pacco non andavamo più in casa, ma li posavamo sulla porta questioni sanitarie, su questo è chiaro, però adesso abbiamo ripreso a ritornare man mano anche in casa. Poi ci occupiamo anche della cosiddetta emergenza freddo. Collaboriamo con Torino, okay? Perché diciamo il progetto più grande c'è a Torino, perché è molto più grande, e noi 2 volte alla settimana durante l'inverno andiamo presso questi siti, ci sono 3 siti a Torino, ok? Uno è il Cotolengo, uno è in via Bologna dove c'è la Croce Rossa e un altro è in via Traves, dietro diciamo allo stadio della Juve, in cui ci sono delle persone in un centro, tipo via Traves, arriva qualsiasi persona. Il primo che arriva occupa il posto che sono nei container e non sono granché belli, parliamoci chiaro. Si cerca sempre di ristrutturare, eccetera, però. Invece al Cotolengo siamo dentro l'ospedale, quindi. È come se uno entrasse in un ospedale, cioè si accolgono questi ospiti, gli si dà da mangiare e poi loro dormono e al mattino ripartono. Poi un'altra attività, appunto, è quella che andiamo presso una famiglia, una signora è disabile, e cerchiamo di fargli fare non i lavori, diciamo, di casa, perché ha già una persona che va, ma quelle attività tipo appendere un quadro. Fare 2 chiacchiere, perché queste persone hanno bisogno di parole, Un non hanno sostegno. bisogno di tanto, un sostegno di questa maniera. Infatti adesso ne abbiamo un'altra, cerchiamo del personale, ma come dice Alessio è molto difficile trovarlo, perché sembra queste attività sono abbastanza, tra virgolette, nascoste, ok? Non hanno una visibilità. E molto spesso purtroppo anche tra noi volontari siamo un po' egoisti, vogliamo essere visti. Questo purtroppo mi dispiace dirlo, ok? A volte vado forse leggermente in contrasto con Alessio, forse, ma neanche poi tanto perché anche lui è d'accordo con me, no? Però ci sono queste piccole cose. Progetti ce ne sono tanti, no? C'è anche la cosiddetta ludopatia, tutte queste cose che purtroppo noi non avendo personale non possiamo neanche. Possiamo fare un progetto sulla ludopatia, come i giovani che sono molto bravi, fanno molti progetti in questi campi. Però purtroppo alla fine se uno ha qualche problema bisogna aiutarlo. E lì diciamo che andiamo leggermente in difficoltà, leggermente, perché non è che andiamo in difficoltà, andiamo in difficoltà. Questo è quanto, diciamo, noi facciamo. Fino anche a poco tempo fa si andava anche a Settimo Torinese a insegnare italiano, okay, agli immigrati. Poi causa Covid, eccetera,
è stato chiuso, però si andava là una volta alla settimana e si andava a insegnare italiano, si era creato un gruppo per poter andare a fare questo tipo di attività. Queste sono le attività, diciamo, principali che noi riusciamo a fare diciamo settimanalmente, perché altri progetti ci sarebbero, però o lasciamo uno o prendiamo un altro. Purtroppo bisogna prendere questo. Diciamo che anche nella nostra collaborazione avviene anche con la Caritas, perché una volta io era, diciamo, ho sempre collaborato con gli amici della Caritas e quindi sono tuttora. Infatti l'anno scorso, ad esempio, noi però come Croce Rossa, come pacchi, ad esempio, ne abbiamo consegnati 560 nell'arco dell'anno. Quindi non sono pochi, 560, più 300 in collaborazione con la Caritas, perché loro non hanno personale per portare a casa delle persone che non si possono muovere, hanno chiesto a noi un aiuto e hanno detto sì, mentre portiamo i nostri, vi aiutiamo a portare anche i vostri. Quindi in totale abbiamo fatto 800 pacchi in un anno, che non sono, diciamo, è un numerino, quindi altre attività che mi vengono in mente in questo momento. Beh, direi che hai spiegato ampiamente quello che è. Abbiamo dei volontari che veramente si danno da fare per fare queste attività. Bene. Adesso torniamo con te. Gianni prima nel suo discorso ha ribadito che il Covid ha comunque cambiato tanto la situazione. Quanto è stato difficile lavorare per voi, che eravate uno dei tanti gruppi di volontari che ha comunque affrontato la pandemia in prima linea? Quanto è stato complicato, ma anche quanto ha dato a voi volontari questo lavoro? È una domanda difficile, è stato molto difficile, molto, nel senso che la situazione chiaramente era completamente nuova per tutti, quindi ha richiesto un impegno da parte dei volontari enorme. Le informazioni si aggiornavano periodicamente, il numero di servizi che approcciavano persone sospette o contagiate Covid era elevato quotidianamente, per cui più tutte le difficoltà legate al reperimento dei dispositivi, al sovraffollamento degli ospedali, alle difficoltà che conosciamo, per cui è stato molto complesso quel periodo, è stato necessario un coinvolgimento in tempo reale di decine di persone che si dedicavano in continuazione a Croce Rossa, chiaramente senza frequentare la sede, perché anche lì i numeri erano contingentati, quindi certo. Con tutti gli strumenti dello smart working che abbiamo imparato a conoscere, esatto. E ci ha sicuramente aiutato a sviluppare delle competenze nuove, soprattutto sui temi delle tecnologie e dell'innovazione, ha aiutato sicuramente a creare coesione anche tra colleghi, perché comunque si affrontava insieme una situazione drammatica e quindi ci si confidava e ci si supportava anche tra colleghi, anche appunto di fasce di età diverse, con esperienze diverse, che però si trovavano ad affrontare situazioni drammatiche. Non nascondo che sono capitati turni nei quali in tutto il comitato erano presenti 3 mascherine, e quindi vuol dire che in quel momento noi avevamo la disponibilità per svolgere un servizio e dopodiché avremmo tirato giù la serranda. Poi per fortuna, grazie al supporto di associazioni, enti privati, il supporto della regione, delle sale operative, della protezione civile, c'è sempre stato effettivamente poi il ritorno del materiale all'ultimo minuto e siamo riusciti a garantire l'operatività 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, senza mai un'interruzione. Però è stato veramente, veramente difficile. Però ancora una volta avete dimostrato la vostra preparazione, la vostra forza di volontà, che questo è solo merito di chi comunque si è impegnato, delle tante persone, uomini, donne, giovani, meno giovani, che comunque hanno deciso di anche mettere a rischio quello che è stata la propria salute. Tanto di cappello a queste persone, proprio in questo senso, che dicevi anche prima, c'è stato anche un sostegno. E quanto è importante, vi chiedo, quanto è importante anche il sostegno da parte dei cittadini per una realtà come il Comitato di Rivarola della Croce Rossa? Moltissimo. Il supporto della popolazione è fondamentale. È fondamentale perché la popolazione può diventare volontaria. A partire dai 14 anni di età si può accedere in Croce Rossa e andare a dedicarsi a tutte le attività del comitato,
sia quelle appunto dell'emergenza, sia quelle del sociale, sia quelle del mondo della gioventù di Croce Rossa Italiana, sia il mondo appunto delle emergenze, eccetera. Per cui è fondamentale il supporto della popolazione per chi ha la disponibilità di tempo e l'adesione ai 7 principi della Croce Rossa. Ed è fondamentale poi tutto il supporto delle donazioni in termini di materiale, in termini economico, che si possono fare al comitato tramite i vari canali IBAN, Satispay, le varie offerte, incontri di piazza in cui si può venire a contatto con l'associazione. E quelle sono tutte risorse fondamentali perché garantiscono la sostenibilità del comitato, perché come chiunque ovviamente ci sono delle spese anche importanti da sostenere e quindi tutto il mondo delle convenzioni che abbiamo con i vari enti pubblici e le varie donazioni che riceviamo ci garantiscono di portare avanti la nostra attività e perché no di poterla implementare e sviluppare progetti nuovi che appunto, grazie alle risorse umane e diciamo non fisiche, insomma, di denaro, eccetera, ci danno poi la possibilità di essere più vicini al prossimo e di cercare di andare incontro alle 1000 vulnerabilità che quotidianamente emergono anche sul nostro territorio da parte dei nostri vicini di casa, tra virgolette. Certo. Gianni, concludiamo questa nostra chiacchierata dicendo, lanciamo un appello perché i numeri sono importanti, quelli della Croce Rossa di Rivarolo, però è anche vero che ogni giorno un volontario in più è importante perché chi fa bene sicuramente alle altre persone, ma anche a se stesso, perché dando un aiuto, alla fine dei conti si arriva a casa molto probabilmente alla fine di una giornata stanchi, ma anche felici di aver dato il sostegno a chi più ha bisogno. Certamente il problema appunto sono i volontari, perché i progetti, come dicevo prima, ce ne abbiamo molti, le persone hanno necessità, però purtroppo i volontari siamo pochi, più di tot non riusciamo a fare di conseguenza. Dimenticavo anche che in un progetto consegniamo i medicinali alle persone che ne hanno necessità, quando chiamano le consegniamo, eccetera. Però anche lì c'è bisogno di personale, non dico che devo per forza avere la qualifica di 118 o cose di questo genere, basta anche dei corsi base con aggiornamenti. Perché dimenticavo anche tutte le attività che facciamo, ci sono sempre dei corsi di aggiornamento che sono obbligatori da fare per poter fare certe attività. Questo è quanto, però c'è bisogno di volontari. Venissero più volontari possibile, meglio. A questo punto lanciamo un appello giustamente a che le persone di tutte le età veramente che hanno un po' di tempo libero da poter dedicare a un qualcosa che ci fa crescere non solo numericamente il comitato, ma fa crescere internamente, personalmente ogni singola persona, perché alla fine fare del bene costa poco, però alla fine ci regala tanto.